Salve a tutti, qui è FlameTube e benvenuti in questa serie in cui vi spiegherò le basi per poter realizzare un background e tecniche semplici per poter diventare designer. Questa serie prenderà il nome di Road to Designer, RTD, e avrà diverse puntate. Nella puntata di oggi affronterò le scritte di Photoshop. Andiamo un po' più nel dettaglio e infatti oggi vi parlerò delle scritte semivisibili o trasparenti, scritte in rilievo 3D e scritte in colore opposto allo sfondo, tutto in Photoshop. Inizio subito parlando delle scritte semivisibili, le più semplici, ma andiamo subito a vedere come realizzarle. Andiamo su strumento testo, oggetto testo, vabbè, strumento testo, che sarebbe questo qua, con scritto T. E scriviamo cyborg. Mettiamolo qua. Dopodiché, vabbè, in questo caso è abbastanza grande, però potete anche rimpicciolirlo cliccando, faccio vedere, selezionando la scritta, andando qua a impostare, ma io lo lascio su 172. Dopodiché, tasto destro sulla scritta e rasterizza testo. Poi andiamo su gomma, selezioniamo, faccio vedere, questo qua, pennelli vari. Ok, sarebbe questo qua, con scritto 28, lasciamo di quelle dimensioni lì e iniziamo pian piano. No, sì, iniziamo subito a cancellare un pochino la scritta, così. Ah, creiamo questo effetto qua che serve. No, porco bene. Per tornare indietro, Ctrl Z. E iniziamo a creare questo effetto che sembra quasi nascosto dalle foglie, la scritta. Dopodiché andiamo su opacità e cancelliamo 100 e mettiamo 50. Ok, così la scritta sarà ancora meno visibile. Sembra quasi che spunti dalle foglie. Andiamo a vedere la seconda scritta. La scritta in rilievo 3D. Andiamo anche in questo caso su oggetto testo, cioè strumento testo. E scriviamo per esempio Stratos. Stratos, perché era quello di della Red Bull, Stratos. Ok, come vedete in questo caso non si vedrà molto la scritta se è bianca, però se volete fare comunque una scritta bianca vi consiglio di renderla in tre dimensioni utilizzando le ombre. Andiamo infatti a cliccare due volte sulla scritta, selezioniamo ombra esterna. Andiamo a selezionare 30 opacità, 2 di distanza, 9 di estensione, 6 di dimensione e volendo si può, come vedete, inclinare l'angolo dell'ombra. Io lo lascio su 30 perché comunque in questo caso rende di più con l'angolazione di 30 gradi e si viene a creare questo effetto 3 dimensioni. Poi andiamo su sovrapposizione sfumatura e andiamo a fare questo qua, può variare comunque, fare un 15% 15%. E si viene a creare questo effetto sfumatura dal bianco in alto al nero in basso. Andiamo ad affrontare il terzo e ultimo tipo di scritta, che si può dividere in due scritte, una un po' più semplice e l'altra un po' più complessa. Analizziamo prima quella un po' più semplice, dove si utilizza lo sfondo per creare il contrasto. Andiamo infatti a utilizzare l'oggetto testo
e scriviamo sky. Ok, poi facciamo qua, andiamo sullo strumento bacchetta e selezioniamo lo sfondo per poi selezionare qua, selezione inversa, e dopo aver cliccato sullo sfondo due volte e aver cliccato poi su ok, cliccheremo col mouse sul tasto destro e faremo crea livello copiato. Poi leviamo l'occhio su Sky, il testo Sky, e come vedrete in questo istante non si vedrà nulla, però dopo aver cliccato su Ctrl U e aver modificato i parametri di saturazione e luminosità, pian piano inizierà a comparire, in contrasto appunto con lo sfondo, e creerà questo effetto vedo non vedo, che può diminuire, aumentare. Ok, andiamo ad affrontare l'ultimo tipo di scritta. Andiamo sempre su strumento testo, scriviamo magari water. Bene, e poi creiamo un nuovo livello, andiamo su la penna e creiamo forme tipo un triangolo, e poi facciamo riempi tracciato, facciamo magari rosso, ok. Comunque questi colori non devono mai essere gli stessi dello sfondo, perché sennò si rischia di coprirli. Ogni volta che create una forma, create anche un nuovo livello, almeno da poterle poi muovere separatamente ogni forma. Colore, magari questa volta facciamo un verde. Poi creiamo uno nuovo, facciamo riempi, magari giallo. Ok. E continuiamo a far così, creando sempre nuove forme, magari sempre colori diversi. Riempi, colore. Ah, ho sbagliato nulla, nulla. Nuovo livello, poi colore, perché poi io mi dimentico. Colore, facciamo arancione. Volendo poi si possono prendere le forme, fare duplica livello, prendere la forma, cliccare Ctrl T e ruotarla, tanto per non renderlo tutto uguale. Poi prendo magari quella gialla, duplica. Dopo di che cliccate sul primo livello, poi shift l'ultimo livello, così selezionate tutti. E unite i primi livelli e poi cliccate su canci dopo aver selezionato lo sfondo. Si creerà questo effetto che volendo potrete modificare cliccando due volte sulla sui colori che avrete unito, e poi magari su sovrapposizione sfumatura come abbiamo fatto prima. Cioè, infatti uniremo più tipi di scritte per crearne una, magari ombra esterna sul 30% e poi magari facciamo 2 9, 6, siamo su ok, e si crea questo effetto. Ci sarà sotto l'altra scritta che potrete cancellare benissimo, e si creerà questo effetto. Porco belino. Ok, questo effetto qua. Per oggi il tutorial è finito. Ci vediamo in un altro episodio dove magari vi parlerò delle scritte su Cinema 4D. Non so, voi commentate magari se avete qualche dubbio o qualche preferenza per i prossimi tutorial, e vi lascio e ciao ciao.
Pezzo di bulta. Testo. Andiamo su materiali. Infatti, cazzarola, un secondo. La 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 la